Ma se dice che io, dico io, la mia organizzazione, le persone della mia organizzazione parlano di una sedia gialla quando invece parlavano di una sedia azzurra, e allora mi dispiace, non ci sto più. Anche perché, ripeto, noi di tutti quegli incontri abbiamo le registrazioni degli interventi, di tutti, perché per fortuna i telefoni funzionano così, si può registrare. Noi abbiamo uno che partecipa ai tavoli, uno dei nostri amici che su queste cose si diverte da morire, e siamo riusciti ad avere tutte le registrazioni. Per cui la mia opinione è che noi, se vogliamo crescere, bisogna che cominciamo a fare le persone per bene. Perché l'ultima volta, che venerdì scorso poi, io avevo chiesto di fare delle domande, chi aveva delle domande da farmi, possibilmente prima, per evitare, che io adesso per esempio c'è il computer bloccato, se qualcuno sta scrivendo, non lo so, io ho la DSL, non so cosa ha fatto la Telecom, la TIM, non mi funziona, non riesco a entrare dentro internet, quindi non so cosa sta succedendo e chi scrive. Avevo chiesto semplicemente, chi aveva delle domande da farmi, visto che venerdì facevamo quella conversazione, sì, il punto della settimana, avevo detto fatemele, in modo tale che io intanto organizzo con il conduttore un po' la trasmissione, poi le domande che avvengono in diretta durante la trasmissione saranno inferiori come numero e riusciamo a gestirle meglio, quindi si organizza una trasmissione. Beh, io non ho detto che volevo le domande prima, perché quelle domande dovevo vagliarle, modificarle a prodomo mio. Eppure uno di quei signori di questo nuovo gruppo, credo che sia anche l'amministratore, ha continuato a dire prima, e l'ho detto anche in questo nuovo gruppo che ha creato, che tanto io rispondo solo a quello che mi fa comodo. Non è vero, su questo non c'è bisogno di registrazione, lo testimonio io direttamente. Non è vero, perché quando abbiamo organizzato la chat, il collegamento in chat in diretta, tra l'altro con Marchica, tutte le domande sono state girate, tra l'altro a parte il frangente di questo incidente in cui non potevi leggere domande chat, ma appunto tu sei stato sempre documentato sulle domande che arrivavano via via attraverso la chat, e sinceramente la radio è molto impegnata proprio su questo fronte, cioè cercare di innanzitutto creare un'alternativa a quanto si va dicendo su Facebook, un'alternativa un pochettino più seria, un pochettino più con un perimetro più definito, e poi quello di fare in modo che le cose che si dicono non vengono perse, no? Ma sono qui nella nostra bacheca, si può tornare ad ascoltarle, si possono fare delle osservazioni, si possono produrre degli interventi. Lo ricordiamo, questa è una radio social, ma non è che essere social è una bandierina, no? È una possibilità reale, cioè si può diventare follower, si possono confezionare dei podcast, mandarli alla redazione che, e poi vengono messi di nuovo in audio, quindi a disposizione di tutti. Ecco, io credo che bisogna imparare, come giustamente sottolineava Giuseppe poco fa, a riprendere un discorso anche aspro. Guardate, il problema non è aver paura del confronto, no? O aver paura del confronto aspro, no, il problema è fare un confronto ordinato che poi porti a qualche cosa, perché questa categoria ha bisogno, come il pane, di ricominciare, e dico ricominciare perché nel passato è stato così, un proprio percorso di formazione e di nuova presa di coscienza. Le sfide che ci sono davanti sono forti, sono importanti, e quindi vanno affrontate in tutto il loro spessore, ma questo si può fare soltanto con una importante maturità, con una cognizione, contezza di che cosa
ci sta aspettando, ci sta aspettando, metto anche i giornalisti dentro perché in realtà il discorso interessa anche loro, e quindi come lo si può affrontare. Vabbè, ti ripasso la parola, andiamo avanti, perché tra l'altro tra poco abbiamo il collegamento con Fernando Panci da Arezzo che ci parlerà insomma della situazione di Arezzo, del Sinaggi, e forse in collegamento con qualche edicola. A te la parola, Giuseppe. Sì, no, rispetto a questa parte del discorso di questi gruppi che nascono, cioè quando io dico non si può utilizzare il web come se fosse un'arma giocata, perché le cose che si dicono sono pesanti, rimangono scritte. Quando un amministratore di un gruppo ti permette di dire, per esempio, non è sarcasmo il mio, loro ci dicono la stessa cosa, la stessa sorsa da anni, sono venduti. Loro sono noi, le organizzazioni sindacali. Allora, quando tu dici che le organizzazioni sindacali sono vendute e poi ti becchi una querela, e cosa dici? Ah no, io parlavo in generale, non parlavo di te? Quando tu entri in una logica di questo genere, o quando un altro signore dice che se anche mi invitano ad entrare in questo gruppo, io prima voglio che ci siano dentro 100 pretoriani, per non ho capito che cosa, perché io ho bisogno di 100 pretoriani per difendermi dalle idiozie che qualcuno scrive. Ma questa gente, qui stiamo parlando di quelli che hanno organizzato queste cose, cioè questa gente non sa di che cosa parla, non sa che sta creando la situazione, che sta distruggendo quel poco che il web poteva creare. Allora io anni fa, quindi prima, 2 anni fa credo, 2 anni e mezzo fa, quando ho visto che c'erano 25 o 30 gruppi di edicolanti, avevo chiesto a tutti: ma perché non ci fermiamo un attimo e creiamo, voi create un gruppo, lo gestite voi, e io sono pronto a cancellare Edicoland immediatamente se dovesse nascere una cosa di questo genere, ma non nascerà mai, perché non hanno la volontà alcuni soggetti di farla nascere, perché ci avevano provato con Giornale d'Italia, lo hanno fatto a pezzi per un verso o per l'altro. E avevo chiesto: perché non fate un gruppo unico dove le parti, i sindacati, gli edicolanti, i segretari provinciali delle organizzazioni, le associazioni, i liberi pensatori, un posto dove ognuno va a confrontarsi nel merito delle cose, discute il merito delle cose, e non deve diventare tu sei un cretino e fai parte di quel gruppo e io sono intelligente perché faccio parte di quell'altro. Avevo chiesto questa cosa. Gianfranco Di Paolo purtroppo non c'è più. Anche in questo noi abbiamo perso tantissimo con la scomparsa di Gianfranco. Aveva provato a iniziare a fare una cosa di questo genere appunto con Giornale d'Italia, ma poi con la scomparsa di Gianfranco sono nati problemi anche di personalità individuali che andrebbero un po' sistemati. Allora, il web non può essere questa cosa qui. Si vuole fare un gruppo? Allora, che si mettano d'accordo i giornalai, facciano un gruppo unico, cancellino tutti gli altri, perché non serve a niente litigare, continuare a scrivere queste cose che ho letto e altre di peggio che ci sono lì in mezzo. Per che cosa? Quale scopo? Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di unire i giornalai? E allora uniamo i giornalai. Gianfranco faceva quei file dove mandava le lettere, anche su richiesta nostra ogni tanto, mandava le lettere ai parlamentari. Abbiamo intasato le mail del Dipartimento Editoria, del sottosegretario, cioè abbiamo fatto delle cose che il web ci ha aiutato a far emergere il problema degli edicolanti, però ci ha aiutato lavorando in quel modo lì. Il fatto che uno dica: ah, lo facciamo entrare ci divertiamo e lo massacriamo, perché sono queste le cose che si leggono in quel gruppo lì, a che senso ha? Cioè, se anche io chiedo di entrare non lo farò mai, perché io voglio uscire dagli altri gruppi, figurarsi se vado ad entrare in un altro. Se anche io chiedessi di entrare, che gioco è massacrare una persona, un'organizzazione sindacale che comunque ci sta mettendo quello che può, sbagliando? Può essere. Voglio dire, noi siamo di fronte a situazioni, voglio fare 2 esempi. È stato esaltato Valentini. Valentini è l'ex direttore dell'Espresso. Perché è stato esaltato Valentini? Perché Valentini ha detto delle stronzate su Italia Oggi. Valentini ha detto che con l'abbinamento Espresso Repubblica si va a umiliare
il giornale, l'Espresso, non gli si dà un valore. Non gli si dà un valore perché lo si vende insieme a Repubblica a un euro. Io a questo signore, ex direttore dell'Espresso, vorrei chiedere, anziché esaltarlo come hanno fatto alcuni soggetti in vari gruppi sul web che hanno pubblicato l'intervista, guarda come va, anche noi ci fa schifo l'abbinamento ai panini, questo signore vorrei chiedergli cosa ne pensa lui degli abbonamenti all'80% che arrivano a casa la gente che scavalcano completamente le edicole, l'80% con regalo. Quello non è umiliare una testata, quello vuol dire vendere l'Espresso a 20 centesimi con regalo a casa della gente. Allora, quello non è umiliare, venderlo a un euro con Repubblica è umiliare l'Espresso. Io non sto dando un giudizio su questo panino perché stiamo guardando i dati di vendita e quindi faremo una valutazione alla luce di quello che è successo, perché sennò poi c'è un Maurizio Baldino, mio amico romagnolo, che dice che mi rispetta moltissimo, rispetto reciproco, però lui pensa che la politica che Sinaggi sta facendo è una politica uguale a quella di 30 anni fa. Allora io gli voglio dire che noi diciamo, facciamo una valutazione sull'abbinamento e poi diamo un giudizio politico, allora siamo dei venduti. Se diciamo no, siamo contrari perché noi siamo contrari i panini, allora noi facciamo la politica fatta bene per qualcuno, per qualcun altro, la stessa politica che si fa da 30 anni, dire o di sì o di no a qualunque cosa gli altri fanno. È difficile fare questo lavoro e andare bene a tutti, per quello che si fanno le mediazioni sindacali, si fanno le riunioni con le persone che si guardano in faccia e non scrivono dietro una tastiera. Allora questo signor Valentini, ex direttore dell'Espresso, prima di dire che si umilia una testata perché fa il panino con un quotidiano come Repubblica e lo si vende a un euro, dovrebbe analizzare, quando lui era direttore, analizzare il fatto che quando lui era direttore quella stessa testata si regalava a casa della gente buttandogliela con i badili, perché l'Espresso si trovava 75-80, addirittura mi era arrivata 2 anni fa, 3 anni fa, una cartolina che me lo davano con l'80% di sconto. Allora, quello non è umiliare. Allora, sai, quando sul web viene fuori questo Valentini, paladino contro i panini, diventa l'eroe, e io prima voglio sapere che cosa ha fatto sto Valentini. Quando arriva una lettera, e io credo che ci sia stata qualche valutazione non corretta sulle enigmistiche, perché che qualcuno, anche se vendeva un prezzo più basso, noi abbiamo detto che ci dava un agio doppio, che è quello che stiamo chiedendo noi sulla piattaforma per il nuovo contrattuale, era comunque un fatto positivo perché rompeva un fronte. E quando un altro editore come la Settimana Enigmistica dice delle cose, io vorrei rispondere alla Settimana Enigmistica, ma con un tono un po' diverso da quello che abbiamo usato un po' tutti sul web. Cioè, quello che sto cercando di dire è che prima di mettersi a spingere dei tasti bisognerebbe un attimo riflettere, perché delle volte si fanno dei danni incalcolabili. Noi stiamo cercando faticosamente di unire le 6 sigle sindacali, stiamo cercando, perché per me, guarda, questa cosa del sollecito dell'incontro con la Federazione di Torino, dico per me, ma è esattamente la stessa cosa per tutti gli altri 5 segretari, prendere fare una lettera, scrivere al Presidente della FIEG o a Bompieri, che è responsabile della Commissione, e dire, cari amici, quanto cavolo ci mettete a fare la valutazione sul documento che vi abbiamo mandato? Datevi mossa. Poi lo sbattevo in giro su Facebook dappertutto e dicevo, vedete come sono bravo io che faccio le lettere di sollecito e nessuno mi risponde? Ma facendo così cosa faccio? Distruggo, non unisco. E allora io credo che sia stato utile per la categoria, non per la mia organizzazione, ma per la categoria e quindi per la mia organizzazione, cercare di aprire con gli altri una linea e dire, ragazzi, proviamo a vedere come riusciamo a imbastire questa cosa, proviamo a vedere come riusciamo a sollecitarli. Però questo si fa se si ha davanti non l'ego, ma se si ha davanti la categoria. Purtroppo molti non hanno la categoria. Purtroppo molti o qualcuno pensa che gli altri siano tutti dei cretini e solo loro sono, o solo noi, io mi metto fra questi, e solo noi siamo quelli bravi, belli e buoni, e gli altri sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Così non funziona. Allora, quello che voglio dire, tutto sommato, è un messaggio positivo, e cioè il web lascia sempre una traccia, come la lascia la radio, perché noi le cose che diciamo
sono tutte lì a disposizione di chi li vuole vedere. Poi c'è tantissimo edicolante, che tutte queste conversazioni che tu fai con i vari segretari provinciali, con me, con altri soggetti che intervengono per radio, tutte quelle tracce le prendono da Radio Rete Edicole, la portano nei loro gruppi.